Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, bentornati su questa nuova live dedicata questa sera a Supermarket Simulator Me l'avete chiesta in tantissimi di fare una live anche su questo gioco che vi sta facendo veramente un casino Devo dire che sta divertendo tantissimo anche me, quindi ho deciso questa sera per l'appunto di eh, riproporlo Voi ovviamente fatemi sapere se insomma vi piace ogni tanto che ve lo porti anche in live Ma penso proprio di sì perché come detto me l'avete chiesto Veramente, veramente in tantissimi. Eh, ciao, Max. Buonasera, buonasera a tutti. Ok, allora dovrebbe essere tutto a posto. Io, però, devo solo mettervi un attimo il games, che ancora non l'ho settato. Dove sta? Eccolo qua. Eh, perfetto, perfetto. E devo fare così. Vediamo se me l'ha preso. Sì, perfetto. Ok, eh, allora, allora, adesso lo dovreste vedere. Vediamo un attimo. Ciao, Matteo. Buonasera. Sì, perfetto. Adesso si vede. Ok, allora. Eh, siamo pronti per iniziare, dunque io ho già fatto un po' di eh, ordine. Eh, cioè nel senso che ho fatto un po' di ordini in realtà che adesso devo ancora eh, sistemare Sto pian piano sistemando, vediamo se questa sera eh, Insomma, come vorrei, riusciamo magari a prendere eh, un'ulteriore licenza con tanto di freezer Perché a questo punto ci servono anche i freezer eh, quindi, eh, Però non mi passare davanti, eh, che cos'è, non lo so io eh, Quindi vediamo, vediamo eh, Ci sono anche su Twitch, Massimo, sì, intanto ciao e benvenuto eh, allora, ciao Mauri. Ale ti saluta, Mauri. Gli amici del Conad, esatto. Allora, Max, non hai mai visto questo gioco, no? Ciao esatto. Mauri. Ciao Alessia, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Come detto sono anche su Twitch e peraltro ricordo per chi mi segue da Twitch Che se vuole e se ha Amazon Prime si può abbonare gratuitamente al mio canale Io qua ancora non ho fatto in realtà un ordine eh, specifico delle varie cose eh, Anzi a dire la verità sto mettendo le cose un po' ad cazzum eh, Ancora perché devo avere un attimo il tempo di, di sistemare tutto Allora il caffè quasi quasi lo metto qua insieme alla farina questo che cacchio è no questo è il parmigiano mia qua perché l'ho messo qua non lo so è eh, qua è meglio che tengo le cose da frigo ok così è decisamente decisamente meglio allora questo lo posso togliere tanto va sopra e qua ho le altre cose sì dai più o meno più o meno un po di ordine diciamo super giù l'abbiamo fatto qua ok ci sta perfetto ciao Giuseppe buonasera buonasera grazie mille grazie Giuseppe grazie davvero di cuore eh, ciao anche Davide, buonasera, benvenuto anche a te. Allora. Io intanto sistemo le cose così i nostri due eh, tizi, il latte l'avevo messo qua, mi sembra che sì, i nostri due tizi Ola continuano Oela, Grazie mille Tommy, grazie per l'abbonamento su Twitch. Renato Pozzetto mi ha, ha fatto cagadosso. Eh, questo latte in più in realtà non ci sta, l'ho preso ma ne avevo già... E ho fatto un ordine un po' al volo, ragazzi, prima di iniziare la live. Quindi a dirvi la verità non sono stato lì a controllare più di tanto cosa avevo già e cosa no. Eh, L'olio lo potrei anche mettere mettere Qua l'olio, anzi lo metto qua perché ce l'avevo perché c'è l'olio qua? Effettivamente non c'entra la mazza. Lì eh, tengo la parte dei dolci, magari, ok. Lì tengo la parte dei dolci che mi sa è decisamente, decisamente meglio. Allora, le uova a sto punto le posso mettere qua insieme ai prodotti da frigo. Eh, ok, però mi sa che l'avevo già perché vedo che i due tizi: i due tizi non si muovono a meno che là non sia già pieno. Uh, vedete le uova? Ah, le avevo qua le uova. Uh, no, le uova mettiamole qua. Così divido e qua tengo altre cose. Magari tengo appunto la pasta. E questo che cacchio è farina? Eh, ma mettimela sopra, scusami. Eh, eh infatti abbiamo tutto lo spazio. Va bene, va bene. Allora, uh, ciao Angelo, buonasera, uh, Mauri. Uh, questo gioco è vero coinvolgente. Uh, sì, hanno fatto un sacco di, di aggiornamenti. Veramente hanno fatto uh, un sacco di, di begli aggiornamenti. Perché, come detto, comunque anche il discorso del. Um... Eh, come si dice il discorso del magazziniere non è così scontato eh, perché comunque per quanto all'inizio avesse i problemi poi adesso eh, l'hanno comunque in parte sistemato eh, devo dire che non è facile da programmare immagino comunque deve fare avanti e indietro tra gli scaffali e eh, questa anche ce l'avevo già vabbè fa niente questa l'appoggio l'appoggio per adesso qua poi man mano che finisce la, la sistemiamo eh, quindi comunque deve seguirti insomma le, la, la messa a posto di tutti i vari prodotti sugli scaffali quant'altro quindi insomma come detto non è, non è assolutamente così scontato il pane ce l'avevo già mannaggia me e eh, vabbè come detto ho fatto un ordine un po' a cacchio effettivamente eh? però vabbè adesso poi sistemiamo eh, c'è per console Miki. che io sappia per il momento no eh, dato l'enorme successo che ha avuto non escludo che magari futuristicamente possa uscire anche per console questo francamente non ti so dire, per adesso purtroppo no, c'è solo su PC. Eh, allora, gli spaghetti a questo punto li metto qua, così qua mettiamo magari insieme pane e pasta. Anche la pasta magari la metterei qua, così mettiamo, cioè pane, no, eh, farina, eh, pasta, olio, tè eh, e insomma tutte le cose di, di quel tipo. Almeno siamo un attimino più. Eh, più competitivi anche il riso lo mettiamo qua beh, però io intanto posso anche aprirlo, che pirla iniziamo a aprire così almeno facciamo due soldi perché se no, eh, qua non stiamo a fare una mazza e magari a sto punto anche l'altro olio lo metterei qua mettimelo su così almeno ce l'abbiamo lì eh, qua ce l'ho da qualche altra parte sì, allora, no, eh, scusami questo è, ah no, aspetta, questo è riso riso, riso, no, io il riso lo metto assolutamente qua e da qua me lo tiri via, ok poi, questo è, eh, L'olio, quello extravergine, me lo metto... Dove cacchio ho messo l'olio? Eh, ma io non l'avevo messo qua. Ah sì, qua sopra, ok. Mi confondono ancora un po' sti cartellini, eh. Però pian piano cercherò di, <ride> di prenderci l'abitudine. La, allora, allora, mancherà qualcosa che non hai in magazzino? Sì, sicuramente, sicuramente. Ciao Alex. Allora, potresti fare ordine? Fine. Serata almeno la mattina potresti solo rimettere Massimo. Sì, no, ma io in realtà Massimo volevo riordinare poi un attimo off camera. Purtroppo non ho avuto tempo, sono stato un po' incasinato col lavoro. E, e quindi volevo fare un bell'ordine in magazzino. Un ordine mio, nel senso che comunque questo gioco devi mettere il magazzino secondo un, una tua logica eh, che capisci solo tu va bene ma quantomeno che ti permetta di ritrovare le cose io sto cercando di dividere adesso un attimino qua ad esempio ho messo tè caffè farina pasta e olio che bene o male sono prodotti che vanno abbastanza insieme anche nei supermercati real fondamentalmente eh, qua ho messo vabbè il caffè i cereali questa è la pasta quella di prima la togliamo eh, questo è l'altro caffè lo possiamo togliere Qua avevo un coso di tè, ma il tè l'ho messo qua quindi da qua lo posso togliere. Poi, come hai detto, pian piano cercherò di organizzarmi meglio eh, ribadisco per adesso l'ho sistemato un attimino così come sono riuscito eh, formaggio ce l'avevo qua esatto perché i prodotti da frigo anche lì sto cercando di tenerli eh, comunque separati e ci siamo ci siamo allora vediamo nel market se manca qualcosa ma eh, direi di no devo ancora prendere più che altro magari un po di latte di quello lì che non ce n'è tantissimo però per il resto qua i frigo sono veramente belli pienozzi anche qua abbiamo tutta la roba Insomma, carte igienica e quant'altro, e va bene. Eh, pensavi Fly Simulator, ma è vero anche questo. Fly Simulator, ragazzi, molto probabilmente domani sera. Domani sera ci facciamo un bel voletto e se riesco, volevo programmare un volo un po' particolare domani sera, però adesso vediamo. Vedo un attimo, comunque, se faccio la live sicuramente su Fly Simulator, ma al 99% sì. Ci sarà la live e sarà per l'appunto su Fly Simulator. Se ingrandisci con un upgrade il magazzino, ti togli quei due muri che ti danno fastidio. Sì, Giuseppe, assolutamente sì, ma è che l'ingrandimento del magazzino costa una cifra. Ehm, cioè, il problema è che qua costa tutta una cifra. Sembra facile, però io continuo a avere problemi di soldi. È vero anche che pago il prestito. E non è poco perché sono rate da 300 e passa dollari. Però eh, la nuova sezione del magazzino me ne costa 1.881, che è veramente tanta roba. Più che quello, io adesso volevo puntare alla nuova licenza e ai freezer. Quindi, quindi, a tal proposito, anzi, facciamo che cacchio sta. A fare. Facciamo una cosa: la banca devo pagare un rimborso. Lo paghiamo già, che se non me scordo, con i soldi avanzati. Intanto inizio a prendermi. Eh, e eh, volevo prendermi due freezer, ma col cacchio perché me ne riesco a prendere 400. Ma costa tutto tantissimo. Marco, ciao, come sta Ale? Sta bene, sta bene, qua è qua. È qua vicino. Eh, vabbè, intanto inizio a prendere un freezer per adesso. E magari i freezer li sistemo qua. Vediamo un attimino come sono grossi perché non li ho ancora mai visti. Bellini, beh, questi sì, li posso anche mettere. Eh, allora, uno ci sta, secondo me, tranquillamente qui. Perfetto, e l'altro magari lo mettiamo qua. Eh, o se no, lo tiro un attimino più avanti, perché qua l'ho messo proprio nella scala natura, diciamo, della mh, qua vicino alla colonna. Eh, quindi l'altro lo potrei anche mettere qua effettivamente, non, non sarebbe un grande problema. Eh, il latte va tantissimo. Eh, no, il latte, sì, vedo che va tantissimo, è vero. Ma mi sa che il magazzino credo di averlo finito, infatti, quello che stavo guardando, ma. Mi sa che il latte, quantomeno la, perché ho questo latte qua, sì ne ho tantissimo Ma il latte, la confezione quella lì, non ce l'ho Quindi io il latte lo comprerei E fatemi vedere se devo comprare ancora qualcos'altro Ma al momento non mi pare Io prenderei il latte Vabbè, magari posso prendere un altro di spaghetti Che anche quegli spaghetti sono quasi finiti Magari la farina quella azzurra E... Eh, magari ancora un po' di zucchero a velo, dai, giusto per prendere un po' di roba. Non volevo spendere tantissimo perché, come ho detto, vorrei cercare di prendere la nuova licenza. Eh, e che costa tutto un casino. Cioè non riesco a fare soldi. Allora, latte ne prendo due. Farina ne prendo ancora una rossa. Magari ne prendo un paio di quelle blu. Che anche questa va tantissimo. Così che avevo detto che dovevo prendere. Eh, allora, allora, aspetta che guardo. Eh, ciao Ale. Ciao Sbr eh, Sbrillox, Ciao, benvenuto. Allora, fallo più avanti. Che poi met mettendone tre. Sì, poi al massimo ne prende anche un altro, ma che, come hai detto, costano 400 l'uno, Giuseppe. Quindi. Ciao, Meta, abbassa la barra delle donazioni fino a sotto l'orario del gioco. Che in che senso, scusi? Ah, per le donazioni, ah, quella della live. Adesso la sposta, adesso la sposta. Eh, ciao Matteo, sì, sì, sono passati. Sono passati oggi, sì, sì. Allora, lo studio di C-Comics per fare le foto di sé, Rosa l'attore lo fa correre veloce mentre il fotografo fa le foto col flash. Che Chiudiamo qua la live, per favore. Grazie Max, poi ci ho, eh, no, ho impiegato anche io un po' a capirlo, però. Fa le foto con flash. Vabbè, eh, il no, caffè 1. Ah, più caffè 1, però... Dai, meglio, meglio. Me fidate, meglio meglio, meglio, meglio così. Allora... Stiamo un attimo sta... Uh, cacchio la luce, aspetta, sono tutti al buio. Io mi perdo anche a leggere le cose che mi scrive Max e poi, e poi... questi rimangono al buio. Ma si lamentano perché li teniamo al buio, no? Ah, ma caffè ne avevo un Boa 25. E perché non lo mettono che caffè ce n'era poco? Vabbè, vabbè, tanto lo usiamo, non è che non lo usiamo. Però... Allora, farina, infatti, vedete, ne avevo... Dove l'ho messa? Uh, sì, è giusta, ok. Uh, aspetta che finisco di sistemare. Ho fatto bene a prenderne due perché, infatti... Che ne è poca. Abbiamo 1060. Cioè vedete che costa. Qua costa tutta una cifra. No, quella è la pasta. Io ce l'ho un posto libero. Sì, lo metto qua, ok. Allora, allora. <ride> Nulla mir con piacere ma... eh, Ciao Antonio. Ciao, un pacco di caffè, arriva. Eh, I soldi si vede male. Adesso sposto un attimo lì la, la barra delle donazioni. Eh. Datemi solo un secondo, che sistemo sta roba, almeno i nostri i nostri baga ba bagazzinieri. Sì, i nostri magazzinieri me la vanno a. A sistemare, eh, anche il, ma il miele, però. Ero convinto di averne tanto. Anche il caffè, vedete, ce l'abbiamo. Ma perché non lo vanno a riempire, magazzinieri? Chi è stata a batte la fiacca? E eh, dai un po', dov'è quell'altro? Scusami, dove cacchio è? Ah, è là, ma si è buggato. Eh, scusami. Scusami? Sì, è bello lo scatolone. No? Sta, pe sta pensando a tutta la sua vita intanto che sta leggendo lo scatolone. Eh, allora, aspettate un attimo che qua la barra delle donazioni ve la sposto un attimo. Eh, la spostiamo un attimo. La metto qua sotto. Dai, che non dovrebbe rompere, rompere troppo le balle. Così almeno vedete quanti soldi ho. Ok. E eh, il magazziniere è morto. Si è buggato, sì. Eh, quindi ma lo devo licenziare o dite che con la nuova giornata si, si sbagga sei sbagato? No, uno. Però l'altro è sempre lì che sta pensando all'universo qua. Guardando. Ma è interessante sto scatolone. Oddio, gli vedo all'interno dei denti. Eh, vabbè. Ah, ciao, Litaio, Scusate un attimo. Ciao, Tiz. Che devi fare? Devo eh. fare il magazziniere. Eh, tu devi fare il magazziniere. Eh, mettimi a posto, allora. Ne ho già due, più mio figlio. Io non sto qua a fare niente. Sono come i veri direttori. Guardo gli altri che lavorano e faccio una, una paccata di soldi neanche tanto perché... Fabio, 1500 non è che guadagni così tanto. Ma eh, secondo voi, a voi è già capitato? Lo devo licenziare e riassumere o dite che va a posto da solo? Dite che va a posto da solo, non so. Devi spostare lo scaffale? Ma fino adesso ha funzionato, Roberto. Devi spostare lo scaffale. Cosa stai facendo? E eh, che cambia? I panzati? Eh? No, ma la pasta... Ah, sì, no, era giusto. Ce n'erano già due. Ok. La cassa al contrario urta un pochino, Cristian. Qual è la cassa al contrario? Ah, quella spegnata. Ma sì, adesso poi la, la spostiamo. Adesso la spostiamo, no, è eh, di là. Uh, no, ecco, quello scaffale lì sugli spaghetti, sopra, sopra, lì. No, quello è il riso. Dove li metto? No, sotto allora. Eh, li ho finiti. Ah, mi sa che li ho finiti allora. Se non ci sono lì, gli ho finiti. Mi sa che li ha messi già il nostro tizio. Eh, gioco molto carino. Per una volta preso il magazziniere e il cassiere, lo vedo un po' noioso. Ma in realtà devi sempre fare un sacco di cose perché poi aumentando le licenze diventa. cioè, i magazzinieri si sì, ti danno una mano, è vero. Però a parte che si buggano ancora, perché come avete visto, questo qua è buggato qua dentro. Adesso spero che col nuovo giorno si sbaghi perché qua che sta fissando uno scatolone, sei innamorato dello scatolone. È nata una storia d'amore fra. Fra lo, magazz... Fra lo magazziniere e lo scatolone. E eh, eh, li devo prenderlo solo quelli sotto. Nel... quello scaffale lì, però, vabbè. Adesso poi li prendiamo. Ciao e eh, Però, comunque, anche se che sono in due, non è che sono così veloci da. Mettere tutta la roba, quindi io, quantomeno, giocando off camera, mi ritrovo sempre a eh, mettere anch'io qualcosa e a dare una mano, anche perché più ingrandite, cioè io adesso non ho potuti prendere due, ma non posso prendere il terzo fino a non mi ricordo che livello. Quindi, comunque, mettendo altra roba, per forza dovrete riprendere a dargli una mano perché, se no, non ce la fanno, non ce la fanno assolutamente. Provatogli la scatolale che c'ha davanti, quella lì. No, no non è la, quella sotto? No? Eh, vabbè, eh, adesso oh, la Che Grazie mille Zolaki, zio Laki Scusami, <ride> grazie zio Laki Per l'abbonamento su Twitch Funziona, ah dopo la giornata nuova Si, sblo si sblocca, è la prima volta che mi si blocca così eh, Vi dico la verità, si sì, fai enter Finisci il giorno, enter qua, invio Invio, invio, invio. 40 clienti Uno troppo costoso, eh, mi sono scordato Qualche prezzo, allora vabbè, adesso poi lo vediamo Ale ti saluta Max Candegina deve abbassare il prezzo A candegina. No, 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 dietro, dietro, da, 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 quella sotto, quella verde sotto. Queste candeggine 4:54 metti 4,60. 4,60 6. sì, basta solo il 6. Vabbè, prendo lo stesso. Prendi la licenza, e ad... no, eh, non si sbaglia, ragazzi. Eh, li licenzio e li riassumo per forza. Eh, eh ma vo, mo vai a capire qual è, tanto licenzierò sicuramente quello sbagliato. Vai a licenziare, no, chiudi questo. Di qua, vai gestione, assunzione, non i cassieri, i due rifornitori, eh, o oh, è uno e è l'altro, prova a vedere. Eh ma tu vabbè, tutti e due li hai licenziati, ok. Vabbè, il problema è che paghiamo per riassumerli, è quello lì, però, spero che non mi si bughi più, però licenza tutti e due, e eh, infatti sì, ho fatto così. Ho fatto così, se Ah, se ricarico la partita si sbagga Ah, succede spesso, Nark, sai che a me è la prima volta che è successo che si bughi così, eh? No, si è buggato ancora. Eh, ma questo si bugga sempre qua, non sto capendo. Scusa un attimo, facciamo una prova. Allora, facciamo una prova. Prova a far così, ragazzi. Ah, eh, ok. Eh, eh, ma segue lo scaffale? No, va vai via. Aiuto. Aiuto. Sta stalkerando lo scaffale. E se te lo metto qua, scusami. Niente. Aspettate, facciamo una cosa. Facciamo così. Allora, esci dal menu e ricarichiamo. Ok. Proviamo. Oh, è la prima volta che mi, che mi succede, ha ah, le licenze a tuo padre, <ride> si farebbe bene. Allora, comunque dipende perché io sono a 40. Eh, riescono a sistemare tutto nonostante siano in due, ah, ma si era sbagliato. Ah, ok. è perché? Ah, vabbè, lascia lui, va bene, va bene. Ok, posto, posto. Boh, meno male. Meno male. E eh, vabbè, eh, faremo così. Puoi anche cambiare il colore delle pareti del negozio, Matt, per adesso no, ma lo metteranno, aggiungeranno dopo anche un sacco di cose, anche le telecamere di sorveglianza, i ladri, i furti, tutte queste cose qua. Sì, c'è ancora qualche bug, tizio, e eh, ho visto, ho visto, eh, però vabbè, è bello che comunque seguiva lo scaffale, bellissimo. Eh, formaggio è qua, tutta la roba da frigo l'ho messa qua, se ce n'è ancora, ce ne venti, quindi sì, sono quelle scatole qua sotto. Sì, um, manda un po' in confusione il cartellino. Perché il cartellino sopra si riferisce al prodotto sotto. Quindi mi manda ancora un po' in paranoia. Adesso, quando compri lo scaffale, trovi anche il magazziniere sa, incollato allo scaffale. Così ormai si era innamorato, perso di sì, di origine protetta. Eh, vabbè, ah, bravo, e quindi allora adesso compriamo intanto la licenza. Abbiamo 1.600, no col cacchio la licenza costava 1.800, eh, vedi se ci manca qualcosa che sia un po' per zero, che dobbiamo ordinare e aprire subito, perché se sennò... no... Sì, è normale, sì, è in accesso anticipato, sicuramente sì. Allora, no, i prezzi dovrebbero essere eh, tutti a posto, ce n'era uno troppo costoso, ma non so quale, la candegina però l'abbiamo abbassata, vabbè, vediamo. Poi al massimo se non me li spippolo io off camera che li devo riguardare tutti. Ehm, allora, aspetta un attimo. Quindi qua siamo messi bene. Eh, succo d'arancia mi sa che lo devo comprare perché credo di non averne più. 9, 9 anni. Non so se l'avete sentito. Sì, succo d'arancia e succo di mela siamo a zero. Eh, quindi li dobbiamo assolutamente prendere. La bibita quella lì... Ah, però aspetta perché io ho delle robe ancora qua. Allora, il pane, il pane... Eh, dove l'avevo messo il pane? qua, no, eh, là, bravissimo, questo cancellamelo, ok eh, poi il latte normale, te lo metto, te lo metto, l'avevo messo qua eh, eh, ma no, questo ancora non mi ci sta perché è ancora pieno, va bene, ma questa invece ci sta eh, sì però, la metto lì che gliela faccio sistemare a loro, però dentro ne ho 12 Uh, non so come sono... Vabbè, no, qua è pieno Quindi quella posso aspettare uh, Allora, sicuramente l'acqua sì uh, Ale, quando la prossima partita è in live? Allora, sabato ho giocato molto bene Però era un po' un casino Perché c'è la, la rete di mezzo Le partite in live le faccio quando gioco in casa uh, Quindi penso la prossima partita dovrebbe giocare in casa uh, Quindi acqua, succo d'arancia, succo di mela... Uh, va bene poi di queste cose qua sicuramente la carta igienica tanto quella serve sempre e gli spaghetti assolutamente sì e il resto mi pare che non manchi nulla forse un coso di tè e il latte sempre questo qua che anche quello va sempre ti ricordi tutto Ale dica <ride> dica e quindi non cincischi allora uno di pasta comunque lo prendiamo che male non fa allora spaghetti dove cacchio stanno spaghetti ne prendo due Ok, poi succo d'arancia succo di mela Ok, latte questo qua, ne prendiamo due quasi quasi, ne prendo due due eh, Bibita, acqua, 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 fa acqua, acqua da tutte le parti Dove sta l'acqua? La... Ah, carta igienica, bravo eh, Acqua, ok allora iniziamo a comprare sta roba, E ok Poi carta igienica Piccato che, anche perché tra l'altro chi diceva appunto il discorso degli operai, ehm, il problema è che loro comunque non ti danno una mano a mettere a posto la roba quando arriva fuori e quindi tutta sta roba qua ve la dovete mettere a posto voi in ogni caso, per cui eh, sì, vi danno una mano indubbiamente, però eh, comunque eh, tante cose sempre le dovete fare voi, non è che... Non è che cambia molto insomma Quindi eh, av avrò bisogno di uno scaffale solo per la carta igienica Perché poi ha gli scatoloni enormi quindi ce ne sta solo uno Per cui è un bel casino eh, Dai Gian Giacomo vai lì a... a mettere a posto il succo che te l'ho messo Questa è la pasta eh, Abbiamo detto la pasta la metto qua Allora Massimo quale partita? No perché Alessandro gioca a calcio fa il portiere e quindi ho anche fatto una live di un pezzettino della sua partita e dato che era piaciuta come idea insomma sicuramente ve la riproporrò però quando gioca in casa, beh, come ho detto poi fuori casa eh, diciamo quando gioca in casa posso entrare perché poi di solito faccio anche le foto e tutte quindi riesco a insomma, farvela vedere anche meglio eh, mentre invece quando sono fuori casa ovviamente diventa un po' più difficile la cosa mazza una cosa intera solo per la carta igienica vabbè allora, latte lo mettiamo qua, che l'ha già preso, bravissimo. Eh, questa è acqua, l'acqua, l'acqua, l'acqua. Ce l'ho già da qualche parte l'acqua? No. Eh, però qua c'ho i succhi. E l'acqua, dove cacchio te la metto? l'acqua? Eh, vabbè, senti, per adesso te la metto qua, per forza, per forza te la metto lì. Ok, spaghetti abbiamo detto, li metto qua perfetto eh, beh intanto adesso apro eh. comunque aspetta che metto questi e iniziamo a aprire tanto loro mi sistemano così vediamo di prendere anche a sto punto l'altra licenza però devo prendere anche un altro freezer perché mi sa che uno non ci basta ragazzi mi sa che uno non ci basta bug magazziniere non lavora più no ho dovuto ricaricare la partita perché sarà inchiodato a baciare uno scatolone eh <ride> Come consiglio, ma cerca di aumentare prima le cose senza fare prestiti E io uno l'ho fatto, uno l'ho fatto purtroppo e lo sto pagando E quindi, vabbè, eh, quello devo, devo farlo per forza Finito questo prestito ovviamente non ne faccio più, aumenterò Perché tanto soldi mh, al giorno ne facciamo eh, Ovviamente prestito, bollette, stipendi Insomma i costi sono belli alti Avete già fatto il magazzino a Massimo, Alex? No, io assolutamente no Ciao Petraverso, ciao benvenuto Uh, tiz, solo per il pollo ti serve un freezer? Ah, sti cavoli. E... Ale ti saluta, petaverso! Ciao, petaverso! E quindi, sì, dovrò prendere un altro freezer che costa anch'esso 400. Eh, sti cavoli. Sti, beh, anche perché mi sembra che adesso sblocchiamo: eh, freezer, <ride> Sblocchiamo il pollo e le patatine fritte. Mi sembra che vanno in freezer. Eh, guarda un po' sulla licenza, Ale. Sì, ma noi tanto fanno loro. Eh, allora, gestione: No, gestione ok, licenza del prodotto 1000, ah 1100 burro 100. licenza qua, 1100 ah burro, sblocchiamo allora burro, cereali, pollo, patatine fritte pizza, ah quindi anche la pizza sacchetto di patate quindi mi serviranno anche degli scaffali eh, allora fai così, vai nel mercato prendi accessori eh, arredamento allora, prendi un freezer là, ok? E prendimi ancora uno scaffale di quelli normali, ok? Perché lo scaffale lo devo mettere in mezzo. Ok, poi adesso sistemiamoli. Ti serviranno almeno 3000 e eh, mo pian piano. Allora, lo scaffale dobbiamo fare una corsia di qua, eh, qua nel mezzo ne metteremo uno davanti, mettilo ben allineato. Bravo, vedi che ca... eh, Aspetta, no, 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 indietro. Come fanno la gente a passare? Ah, e vabbè, mo adesso sei peggio di me. Che vuoi? La bolla anche. Uh, no, vai un po' più indietro perché poi ne metteremo uno di dietro. Vai ancora un pelino. Oh, ancora un... No, vabbè, bene, vabbè, bene, vabbè, bene, vabbè, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Così c'è la corsia qua. Va bene, va bene, va bene, va bene, perfetto. Dai. Poi ne mettiamo uno dietro e poi a lato continuiamo la corsia, ovviamente. E freezer ci vanno le robe surgelate. Pizza, patatine, pollo. Topi. E devo girare la cassa, ragazzi. Lo so, Do dopo la giriamo. Dopo la giriamo, dopo la giriamo. Uh, lo riporterò Sky Skyhaven. E uh, devo portare anche quello, tra l'altro. Uh, sì, Freezer, per. No, è all'entrata. No, uh, sì, mettilo, mettilo qua. Che spostiamo più avanti anche quell'altro. Perché ne dovremmo mettere a meno 3 di Freezer. Quindi mettilo qui. Ok, sposta più avanti quello. Così lo allineiamo. Uh, forse c'è qualche problema sulla linea Perché a volte si ferma e si vede male Cioè Massimo Vi dà problemi la live ragazzi No è perché c'è la colonna lì Vedi che c'ha Eh devi tirarlo poi più avanti con l'altro Per farlo allineato No 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 ma lascialo Aspetta come lo stai mettendo no, Non capisco Ma no quello è troppo attaccato Aspetta mettiamolo Magari così Questo lo spostiamo Giusto per fargli prendere le cose è okay, tipo così, insomma, una roba così ce ne sta un'altra e via va bene, la live tutto bene su entrambi i canali Max, ok Massimo, allora probabilmente è un problema della tua lina perché a me per il momento la live non sta dando problemi, effettivamente non mi sono arrivate notifiche allora eh, Sbrillox, io ad esempio sei a livello 40, però eh, ho uno sviluppo in più di te a livello di supermercato magazzino al massimo, però le licenze le ho sbloccate adesso, che ho tutto al massimo e mi trovo strabene, e eh, sì Ciao Andrea Junior. Ciao, buonasera. Ale ti saluta Andrea Junior. Andrea Junior. Uh, mettili al centro vicino alle corsie, schiena a schiena. Te ne entrano quattro. Aspetta verso. mettili al centro vicino alla corsia. E eh, perché volevo fare tutto il reparto frigo, frigo e freezer per quello. Con il magazzino al massimo, adesso è sbloccato, tre licenze. In qualche giorno sul gioco E eh sì, quello sì Poi se hai le licenze, cioè se hai il magazzino già al massimo Sotto, no, 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 no. Lì, 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 lì eh, esatto. eh, sugar Zucchero Penso che sia fruttosio più che zucchero Però almeno a vederlo dalla confezione A vederlo dalla confezione È eh, tutta qua, carta igienica Ce n'è a Iosa Ce n'è veramente a Vabbè, solo una ci sta, ok Va bene, allora 1600, io quasi quasi la sbloccerei, la licenza che Didi... che Didi... ok, questa la puoi buttarci, la luce la che sta... eh sì, quando inizia a farsi sta luce qua. Di fronte al frigo, schiena a schiena. Ah, dici di fronte al frigo? aspetta, adesso controlliamo. Adesso controlliamo, vedete che non è che sistemano così tanto, cioè comunque sugli scaffali trovate sempre un sacco di roba che va ancora sistemata perché magari loro non ce la fanno. Di fronte al frigo, ah ho capito, ho capito probabilmente, intendete così, cioè lasciando il passaggio messi tipo così, quindi facendo una sorta di corsia qua nel mezzo, intendi una roba del genere? Sì, anche così non stanno male effettivamente. Come poi li trovate al supermercato qua e altri due ci stanno qua, così voi avete la corsia qua, passate dai frigo. Certo, Penso che... che intendi così, eh. Certo, chi non aveva detto che un tutto un poi rischi di non avere soldi per i prodotti, Ale. E beh, adesso abbiamo quasi 2000, eh. Quindi ora da fine giornata abbiamo più di 2000. Calcola che la licenza costa 1100. Eh, come prodotti, a livello di mh, prodotti, quelli che abbiamo, dovrei avere ancora abbastanza. Adesso, comunque, quando finisce la giornata, vediamo un attimo. Al massimo, sblocchiamo tutto. Se sblocchi la licenza, ti 50 clienti e non ti bastano tre scaffali per prodotto. Ah, dici? Così tanti? E vabbè, vediamo. Tanto siamo due magazzinieri più noi, al massimo, riforniamo noi, anche, gli diamo una mano. Insomma. Per l'inizio gli diamo una mano Le bibite si sì, sono tutte qua ok. Ho messo qua bibite Lì prodotti per il bagno Eccetera eccetera Si intendevo girate a 90 gradi Ma ah girate ho capito Al contrario Sì, possiamo anche girarle Adesso effettivamente sono più comodi Sono più comodi girate Adesso li, li sposto eh. Adesso li sposto Sotto sotto è l'ultimo Quello d'arancia è l'ultimo sì. Ok. Vabbè ma lì è già pieno ad esempio, Succhi adesso ce n'è ancora. I sacchi di patate sono grandi e pochi. Ah, ok. Se sblocchi la nuova licenza, il pollo lo prendono come il pane. Tu hai due freezer di pollo? La maroncina, Tipo la Cioè, Qua in sto gioco, il e ci credo che poi va la cartigenica. Se va così tanto il pollo, dopo lo squar house. Eh, come minimo, se questi mangiano solo pollo, per forza di cose, voglio dire. Negozio dove lavoro come si chiami? Aminoprio, Matteo Sì, io in realtà lavoro In una famosa catena eh, Diciamo di Chiamiamola fast food Nel senso che rientra nei fast food Non è il Mac per intenderci eh, Non hai spazio in magazzino per i nuovi prodotti eh, Prima magazzino Poi scaffali Freezer, frigo e poi licenza Ah di te per ultimo No perché vi volevo far vedere qualcosa di nuovo Lo shampoo è tutto qua la roba da bagno È zero Ma perché è finito? No, eh, ne ho quattro scaffali e voglia. Compra un terzo freezer. Dici che prima. Sì, non devi baciare il signore. Vai a comprare. No, sono le 9. Mo' non possiamo. 2006 comunque abbiamo. Eh. No, dai, soldi li facciamo. Soldi li facciamo. Allora, facciamo la cosa: compriamo il terzo freezer e vediamo. Poi col prossimo giorno, a questo punto, ingrandiamo il magazzino. Prima, sacchi di patate sono come la carta igienica. Il pollo ha ah, solo 4 per scatola. E eh, allora sì. Uh, no, allora, uh, ciao Tenebre Viola, No, io prima sì, lavoravo anche in un negozio di animali perché avevo la partita IVA e lavoravo come tolettatore perché io faccio il tolettatore da ormai 30 anni e Poi a fine anno ho chiuso la partita IVA perché non ce la facevo più, <ride> a livello di costi di spese qua in Italia la partita IVA ti, ti ammazza e, e quindi ho mantenuto questo lavoro anche perché mi dà... no, il caffè però lo devi mettere insieme, se no fai due scaffali di caffè ok, cancella l'etichetta che ti ha fatto qua, a zero, col tasto sinistro, ok e, e quindi niente, alla fine ho tenuto questo... Eh, solo questo unico lavoro perché poi vabbè ho lavorato anche eh, un sacco di anni nella ristorazione quindi poi ho tenuto questo lavoro perché anche come orario mi permette di seguire molto di più Alessandro e, e quindi riesco a fare molto meglio Allora, uova, bibita, te nero è sceso Eh vabbè Oddio, 6,70 facciamo dai Uova quali però adesso? Quelle da 4, quelle da 6? Bella domanda eh, Queste sicuramente, 1,80 Ok E bibita quale però, bibita? C'è una 50.000, ah questa, ok 2 5 fai E eh, va bene così, ok, poi ehm mi sentite? Sì, mi vedete? Max, l'abbiamo perso, in che senso? Allora, capisco per la partita IVA, anche noi veterinari non siamo messi bene. Ah, tu, tu fai veterinario, Petaverso? Eh sì, allora sì. Ciao Michele, buonasera. Ah, c'è Napoli? C'è Napoli stasera? Eh. <laughs> risultato Inter -Napoli. Sì, Inter Napoli Sì, c'è Napoli Che senso non vedete? Uh, mi date conferma? Me non sta dando problemi, ragazzi. Pacific Drive Danilo, l'ho chiesto agli sviluppatori. Se me lo mandano, molto volentieri. Mirko, tutto a posto. Ah 0 a 0, ok. Se ah, ero sparito per qualche secondo. Ok, eh, magari ho, ho YouTube ho la connessione ora oh, stream. Grazie mille Andrea per l'abbonamento su Twitch. Ok, dovremmo essere tornati. Ci siamo, sì. Perfetto, perfetto. Allora, quindi intanto sposto un attimo questi. Aspettate che facciamo un secondo così. Allora, quindi questo lo metto magari a sto punto così, che effettivamente si sì, stiamo un pochino più larghi. Ok, e questo glielo metto in parte attaccato così. Ok, almeno c'è la corsia di qua è un po' più comoda e qua ce ne stanno tranquillamente altri due. Ok, ok. Uh, dovrei comprare, sì, due lampade per il magazzino Ma in realtà le ho adesso Ne ho qua, sì, potrei metterne un altro paio Però vabbè, per adesso eh, Spendo per altre cose Ma anche su Twitch tutto a posto Fatemi sapere, ragazzi, se anche su Twitch è tutto a posto eh, Allora, facciamo una cosa Quindi prendiamo un altro freezer a sto punto eh, Vabbè, scaffale, sì, tutto ok Ok, perfetto, grazie Adesso sono tornato. Ok, perfetto. Allora, intanto compro un altro scaffale perché eh, questo sicuramente serve. Ok, questo è un altro scaffale buonato. Un altro freezer. Anzi, a questo punto dovrei prendere anche altri due. Di freezer. Potrei prendere un altro freezer. Sblocchiamo una. no, però aspetta. Il magazzino, quanto costava sbloccare il magazzino? Il magazzino uh, 1.800. Eh, che. allora aspetta, facciamo così. Facciamo una cosa, prendo prima l'altro freezer, così almeno ne abbiamo 4. E siamo a posto. E i freezer non ci dovremmo pensare più, in teoria. Ok, ehm... per sbloccare l'altro cassiere, devo fare 900 persone. Porca miseria, meno 4 al nuovo DLC di gas station. Michele, sì, e i balordi degli sviluppatori non me l'ha mica mandato. Mi ma hanno sempre mandato tutto, non so perché sto giro. Mi hanno rifiutato la richiesta del sti maledetti, rotti, eh, eccetera. Vabbè, eh, comunque qua abbiamo quattro freeze, dai, stanno bene qua, devo dire che mi piacciono, mi piacciono. Eh, vabbè, questa ve la giro, perché ho capito che vi dà fastidio così. A me non piace più che altro vedere il tizio di schiena, è solo per quello che l'avevo messa così. Perché entrare, e vedere il culo di questo, no, non mi piace, era solo per quello. Quindi... Però, scusate, a sto punto, visto che io non ho più il computer. Se io la sposto e ne metto una di fianco all'altra No perché non ci sta con la porta Secondo me non ci sta con la porta Secondo me non ci sta con la porta ma, Che, fate, ti, ti, ma che succede? 0 contro, mm. ah, contro il Napoli Ale fai bravo 1-0 1-0 contro il 1-0 per l'Inter Ah 0-0 contro il 1-20 Ale fai che... bravo Non tirare fuori cose Allora oh, Perché, perché se no la devo mettere così Ma non so così se funziona Buh non lo so, Virtual Sailor Cruise. Se riesco, volentieri. Sposta la porta con un flip. Metti che sia schiena contro schiena, così non si buggano i clienti. Ah, dici? Cioè di metterli. Quindi uno così e l'altro girato così. Ah, beh, anche è vero, è vero. Può essere una buona idea. Quindi li posso anche spostare un po' così. Ok, e lì l'altro lo metto così. In teoria, così dovrebbero andare bene. Ci passeranno di qua? Sì, penso di sì, dai. Qua si entra. Così potrebbe andare bene. Eh, sì, no. Le Sbrilox. L'altra la, cassa eventualmente una terza cassa. Se devo fare 900 persone. Sì, dovrò farla per forza. Perché, se no, la vedo, la vedo dura, veramente veramente dura. Ma qua non hanno niente da mettere a posto. No, e non è che abbiamo molto. Eh? Qua, tra l'altro, il tonno l'abbiamo finito. Queste che scatole sono, tutte uova. Ah, ok. Questo è il formaggio. Ehi, devo prendere un po' di roba, ragazzi. Eh? Esatto così, ma al contrario. Così i clienti fanno una fila all'interno del negozio. Ah, ho capito cosa intendi. Ok, ok. Chiedo scusa, non avevo capito. Aspetta, ho capito, ho capito. Eh, Mettiamola un attimo qua. Quindi questa la mettiamo ad esempio qua. E questa la metto di là. Ok, tipo così intendi, giusto? Però la posso anche mettere magari. Eh, un po' più avanti Tipo, eh, più che altro perché devo poi arrivare All'interruttore della luce Vabbè, Però così ci arriviamo e questo glielo metto così Ok, boh Così almeno non mi rompono le balle troppo quando, quando vado giù in magazzino Così non dovrebbe essere un grande problema Ok Allora, ciao Sara, ciao, benvenuta Grazie mille, grazie Sara Grazie tantissimo eh, Ok Tutto a posto Ciao Maurizio Ok, sì con la fila interna, eh, dovrebbe essere giusto così, eh? Allora, eh, fatemi sapere se va bene. Eh, dunque, dunque, facciamo una cosa, allora io intanto apro un attimo però perché sennò qua non facciamo più soldi. Eh, allora devo fare, devo fare però una cosa, allora devo prendere sicuramente il riso, eh, sale, burro d'arachidi, cioccolato, zucchero a velo e un po' tutto mi sa. Sto giro mi sa un po' tutto ragazzi eh? Eh, Vediamo solo per le bibite Però per il resto mi sa che devo prendere Praticamente tutto Almeno uno di tutto Secondo me lo devo prendere Perché inizio a avere veramente Veramente un po' poco Quindi prendiamo fino alle uova Ok eh, Latte, tè Ah il tè è sceso L'ho modificato io il prezzo Mi sa di no eh, sì, no, il tè l'ho messo, ma il burro d'arachidi non ho alzato. Ecco cos'è che non ho alzato. Allora, la farina questa la prendiamo, l'olio d'oliva, gli spaghetti, il riso, il sale. Eh, vabbè, succo sì perché non ne ho tanto, anche questa bibita qua la prendo, dai, che non ne ho tantissimo. Anche le bibite, magari una per tipo, la prendiamo, che tanto ci può sempre servire. Anche i dolci inizia a riprendere perché è un po' che non prendevo più nulla e arriviamo fino agli yogurt. Ok, così vediamo anche quanti soldi avanziamo e capiamo un attimino cosa fare. Eh, 5, qua ne prendiamo almeno 2 di carta igienica, mozzarella, questo, questo e questo. Ok, ora ci avremo un boato di roba da sistemare, ragazzi. Ma veramente un boato, però vabbè, insomma, ci sono anche i due magazzinieri. Però anche è che devo mettere prima la roba in magazzino, se sennò... no. Devo fare un mega ordine, eh sì, sì, ordinare, ordinare, eh per forza, per forza eh, su, La live con questo tutto bene, anche su Twitch eh, tutto a posto, mega confermate E eh, vedete, non avevo più niente, neanche i dolci Neanche i dolci avevo, quindi sì, ho fatto bene a prendere un po' di tutto Perché se no qua, se qua siamo messi veramente, veramente male Ok, mettiamo, metto tutto in magazzino ragazzi, così almeno ci danno una mano anche loro eh, queste ce le ho già da qualche parte. Ho doppie caramelle quindi queste le posso mettere qua. Ok, live tutto ok, perfetto, perfetto. Grazie mille. Qual è il sogno di mio figlio? è eh, nell'Inter, ovviamente. Danilo, ovviamente, vorrebbe assolutamente entrare a giocare nell'Inter. Vediamo come detto, mi hanno detto tutti che come portiere è veramente bravo. Ma vabbè, questo lo vediamo anche noi durante le partite. Anche sabato ha fatto veramente delle parate. Veramente belle. E quindi oh, speriamo. Per adesso. Ovviamente così è un gioco, si deve divertire. Poi vediamo chi vivrà, vedrà. Insomma, eh, allora qua mettiamo questa, così intanto loro iniziano almeno a mettere via perché, se no, qua, ragazzi, è veramente un cacchio di casino. È veramente un cacchio. Eh, questo non mi ci stava. Ah, il latte ce l'avevo qua, che pirla, me lo scordato, vabbè, fa niente. Fa niente, fa niente Devo girare ancora di 90 gradi le casse il nastro nero deve essere rivolto verso l'interno del negozio Fatemi vedere come sta messi eh, Ah, girate ancora così Ok, ho capito, ho capito Ho capito come... Vabbè, adesso appena si tolgono i clienti eh, le, le sistemiamo Sì, a parte che anche così vedo che fanno la fila correttamente Però eh, ho capito cosa intendete dopo, dopo le sistemo, dai Dopo le sistemo ancora eh, Quanto sono Ale? Quindi 1 0? 1 0 col di Ah, e eh, anche il pane in realtà ce l'avevo Vabbè, anche il pane ce l'avevo per adesso lo metto qua Va bene Allora eh, Ciao José, ciao Stai giocando anche tu perché hai visto un mio video Ah, ok, grazie mille Grazie, grazie davvero anche per i complimenti Grazie di cuore allora, qua avevo il latte, qua avevo questo, Vabbè, senti, io lo metto qua, ok, il riso lo mettiamo. Riso, e poi riso, una... chi? Ha una... E poi una voce. Ha una voce? Che senso ha una voce? Che... Chi? Ah, io ho la voce, intendi la mia voce o quella di Allen? <ride> no, non ho capito, non ho capito chi dei due. Allora, eh, qua avevo spaghetti, li ho messi qua, ok, mettiamo queste, te le metto qua, questo te lo metto l'olio. Ah, da, da speaker radiofonico... Beh, l'ho fatta anche la radio. Anche a te ogni tanto si bloccava, ma adesso come va? Tutto a posto, la live, fatemi sap, ragazzi. Fatemi sap, non capisco se è un problema della mia connessione che stasera, se fai fattacci suoi o cosa. Fatemi sapere, eh, se è un problema mio della live. Ragazzi, datemi... datemi... Datemi feedback. Faccio casino in questo magazzino? Eh, ma devo ancora un attimino sistemare, perché devo allargarmi, devo... Sistemarlo un attimo con calma perché devo mettermi le cose secondo un mio preciso ordine mentale perché sennò vado, vado in paranoia e inizio a mettere le cose. Cioè, meno male le tengo divise perché le bibite le sto comunque mettendo tutte qua, i dolci tutti di là. Magari gli cambio posto, sì, eh, però vabbè, quello non è, non è un grandissimo problema. Che ci fa una cliente qua? Ah, perché ho messo, la, ho messo la fila di là. Ho messo la fila di là. C'ho cioè i clienti che mi, vanno, che mi vanno a zonzo. cioè i clienti che mi vanno a zonzo, mi sa. Ma qua è finito qualcosa? Secondo me sì. Secondo me è finito qualcosa perché non abbiamo fatto in tempo a, a sistemare tutto. Però vabbè, fa niente, dai. Almeno eh, sì, mi sa che qualche prodotto, la mozzarella, queste cose qua, effettivamente sono finite. Però, e eh, oh, d'altronde. D'altronde, qua è un casino. Cos'è che voleva? Mozzarella. E eh, infatti, dove cacchio sta sta mozzarella? Mannaggia, morte. Non riesco. Dov'è che. Ok, questo va di qua. E eh, qua a sistemare tutto ci va una giornata intera. Solo a sistemare tutto. Eh. Non, è, non è semplice questo. Vabbè, per adesso lo metto qua. E quindi niente. Per il momento, sì, sto cercando di eh, sistemare le cose più o meno in un modo sensato. Senti, questi, mettimi un attimo qua sotto perché. Ce n'avevo una scatola in più, va bene. Allora il tè te lo metto già su, quello che ci sta. Ok, mettimelo via. Dai che ci sta su, ok. Eh, ma la mozzarella dove cacchio sta? Cioè l'ultima che troverò sarà sicuramente la mozzarella, ovviamente, perché figurati, figurati. Tu vedi bene Massimo. Ok, ok. Se tutte le consegne fossero così. Eh. Per adesso sta andando bene la live. Ah, ok, ok. Grazie mille Max, grazie. Sì, sì, io confido sempre su di te Però come hai detto, ogni tanto leggo messaggi Ti ho perso un attimo Cosa? Non capisco se poi è un problema della mia connessione eh, O magari de della connessione di chi guarda Col cellulare o cosa Che ogni tanto, ogni tanto va via eh, Allora, caffè me lo metti qua Si devono mettere anche altre luci Che cacchio è questo prodotto? Non riesco... Ah, la cioccolata, ok, non vedevo l'etichetta La cioccolata la metto fuori già tutta Perché tanto ci sta Perfetto Buttiamo via scatola Così questa... Ma eh, mozzarelle, è possibile che io non trovo le cacchio de mozzarelle? Mannaggia me Ok Tanto adesso è abbastanza inutile sistemare il, magazz il magazzino Perché se ad esempio il tizio non trova una cosa sullo scaffale la mette ovunque Eh sì, esatto, esatto, Sbrilox, anche per quello, esattamente eh, Quindi dovrei prima ingrandirlo e tutto Però, oh, alleluia, ho trovato le mozzarelle adesso Ho trovato le mozzarelle, mannaggia le mozzarelle Cacchio, sono finite al volo, eh ma mi sa che in sto giro abbiamo fatto decisamente più clienti, credo, eh? così a occhio. Così a occhio mi sa che ne abbiamo fatti di più di clienti, però vediamo, vediamo, magari, magari mi sbaglio io adesso. Vediamo poi a fine giornata. Però secondo me ne abbiamo fatti di più. Boh, yogurt ne ho 50, per un po' non ne prendo. Devo ricordarmi di non prenderne più, anche perché abbiamo un 2006, eh. Quindi secondo me, eh, mozzarella te l'ho messa, rincoglionita. Cos'è Cos che vuoi dalla mia vita? Te l'ho messa la mozzarella, dai, dai un po'. Eh, allora, sì, qua avevo troppa di, di ste bibite qua, effettivamente. L'acqua l'avevo messa. Eh, no, ok, giusto. Questa qua, vabbè, ma questa qua magari ci sta fuori, vediamo. Eh, dove sta? Qua, sì, questa la metto fuori tutta, mi sa. Hai sentito che in futuro non si potranno più lasciare merce che va in frigo fuori? Eh, ah, cioè a livello di scatoloni Beh, anche quello sarebbe bello avere ad esempio delle... Ce... Ma che è? Si è rovinata la cassa? Ah no, è l'ombra degli alberi eh, Sarebbe bello ad esempio avere le celle frigo Sarebbe una figata per quanto riguarda eh, questa... Eh, infatti l'avevo messa sopra, ok eh, Sarebbe una figata avere le celle frigo come nei veri supermercati Anche a livello di magazzino Perché comunque ehm, diciamo che ci sono... Eh, nei supermercati anche per l'appunto le celle frigo che contengono prodotti che ovviamente non devono restare fuori dal frigo e magari non ti ci stanno esposti, di conseguenza li metti, eh, li metti in queste celle apposite. Insomma, quindi anche quelle sarebbe bello averle all'interno del. All'interno del magazzino perché darebbe anche quello un senso di realismo. E come detto, sarebbe figo anche avere un discorso appunto di eh, deperibilità dei prodotti, quindi prodotti che appunto vanno a male, eccetera. Questi magazzinieri riforniscono o fanno finta? No, no, riforniscono e come, ovviamente, non sono velocissimi. Ma anche perché, se vedi, tac, e mettono le cose, o meglio, a mettere le cose, sono anche veloci, sono lenti a camminare. Però quello ci sta anche. Ah, ma io gli spaghetti non li avevo presi, li ho già finiti. Cioè, mi hanno fatto fuori tutti gli spaghetti sto giro. Eh sì, sono a zero. Porcaccia boia. Oh. Eh, comunque oggi adesso vediamo, ma secondo me abbiamo fatto più clienti del solito, ma ha svuotato il eh, locale. Vediamo no 36, anzi no, clienti totali 42, prodotti non trovati 5, quelli della mozzarella. Pensavo di più, pensavo di più, in realtà ne abbiamo fatti 42. Allora, candegina, formaggio e bibita. Eh, ok, quindi formaggio lo aumentiamo a 4,60. Ok, candegina è ritornata su. La mettiamo a eh, 5,50 e la bibita, la bibita sarà questa, credo. No, questa è 204, quindi la mettiamo a 205 eh? Ma c'era una che era aumentata però 201, no? Sarà questa? Sì, 371, 380 Direi che va bene, ok Perfetto, perfetto eh, Massimo, eh, non so cosa mi hai scritto, Massimo eh, Riscrivimelo che ti rispondo più che volentieri Magari qualche messaggio me lo, me lo son perso, eh eh, mi sa che dobbiamo ordinare un bel po' di roba Adesso aspetto un attimo che i due tizi qua Mi riforniscano di roba Nel frattempo iniziamo a ampliare il magazzino A sto punto Tanto il magazzino costava 1008, Quindi se faccio l'ampliamento del magazzino Fermi, devo pagare un botto di fatture eh, Che me ne sono scordato E devo pagare anche la banca, mi sa Quindi paghiamo prima le cose che devo pagare Perché anche sto cacchio di prestito Porco boia Eh, ci costa un bel po' 1.700 Ce la faccio neanche aumentare il magazzino. No, e eh, vabbè, niente, faccio l'ordine e riapriamo. Eh, il prestito è una rottura di palle. Ma il prestito, quanto devo dargli? Scusate, eh, che se no lo chiudo e va a fanbagno. Eh, 2008. Sti cavoli, eh, non ce la faccio a pagarlo tutto. Non ce la faccio a pagarlo tutto. E eh, niente, no, devo ordinare un po' di roba e poi vediamo. E poi vediamo un attimo. Allora, cereali ne abbiamo 8. Eh, te non l'ordinerei. No, scusate, vabbè, caff... no, oddio, caffè ne abbiamo 10 in realtà, perché sono tre scatole, ma vabbè, però è pieno, quindi caffè aspettiamo. Te aspettiamo. Eh, cereali, qua ne abbiamo 12, qua comunque, beh, qualcuno qua ci sta volendo guardare, quindi vediamo di mettere fuori quelli che quelli che ci stanno, ok, ce ne rimangono 4, quindi comunque io uno di cereali lo prenderei. Eh, che altro? Spaghetti assolutamente sì, le farine, il riso, forse la pasta e l'olio posso non prendere. Eh, allora, l'olio lo mettiamo tutto qua insieme, qua ne abbiamo 13 e 12 di quell'altro sì, l'olio posso evitare, caffè anche ne abbiamo 34. Tutto il resto direi di sì, tutto il resto direi di prendere tutto. Uh, ok dai, vediamo di fare un attimo un ordine, se qua... no qua è un casino, è un casino veramente. Sì, no, devo riempire gli scaffali prima dell'apertura, assolutamente. Cioè, se ho poca roba, se ho un paio di scaffali da, da sistemare, non è un problema. Uh, però, devo assolutamente, devo assolutamente sistemare tutto prima, se non ce la facciamo. Se non, ce la facciamo, ragazzi. Eh, allora iniziamo a comprare uno di tutto. Evito l'olio, abbiamo detto la pasta, sì, lo zucchero, sì. Eh, L'acqua anche lo prenderei. Il formaggio pure il caffè, abbiamo detto caffè te di no, dovrebbero bastarmi, il latte no, perché non altra lì. Eh, burro d'arachidi ce l'avevo, non mi ricordo. Prendiamo intanto l'altra farina. Spaghetti, almeno due. E iniziamo a prendere questo. Ok. Burro d'arachidi, non so se me l'ha messo fuori. Eh, sì, eh, sì, ne ho zero. Ok, no, lo devo prendere. Burro da racchi, lo devo assolutamente prendere. Ci avevo una bella live su Farming Simulator. Anche quello vorrei riportarla. Eh, farming, sì. La Giant non ti manderà la chiave per il prossimo farming? Non credo. Però non lo so, non si sa mai. Ciao, Albi. <ride> In genere, uno scaffale tiene una scatola. E sì, adesso inizio a prendere una scatola di tutto E poi vedo in base a come mi manca Rifaccio un altro ordine per forza Riso, sale, sì eh, Vediamo un attimo di bibite eh, Questa no Succhi direi di no Quell'altra neanche Latte abbiamo detto di no Acqua va bene, non ne ho tanti Se ne ho solo quattro quindi va bene E... Eh, va bene No, bibite non prenderei niente a sto punto A sto punto eh, No, bibite direi di no eh, Il latte questo qua sì ne prendo già due eh, Magari prendiamo uno per tipo di dolci Che questi qua bene o male vanno anche sempre tanto Yogurt assolutamente no E candeggina Ok, poi questo, questo sì Questo sì, questo sì Due di carta igienica perché tanto è ancora abbastanza pieno Due di mozzarella per forza E questo Ok, e ho rispeso un boato di soldi eh, Però vabbè qua ne prendiamo tre per adesso E va bene allora, allora, questa serie è partita dal nulla Albi e diventerà uno degli appuntamenti più attesi della settimana. Sì, ma effettivamente sta piacendo un sacco, ma come detto sta piacendo veramente tanto anche a me, devo essere sincero, mi sta piacendo veramente, veramente un sacco. Allora, eh, sì, pane ne avevo in realtà, quindi lo posso mettere lì, adesso ne abbiamo 24, comunque vabbè, tanto bene o male il pane va, non è un grandissimo problema. Eh, questo ne avevo zero, quindi va bene. Eh, carta igienica. Assolutamente sì, vai, vai a lavorare Barbun. Allora, adesso prima metto via la roba e poi gli do una mano a sto punto, eh, mi puoi spostare. Ecco, grazie. Succo d'arancia ci sta, sì, perfetto. Così ce lo togliamo dalle pelotas e il latte per adesso lo lascio qui. E ok, poi eh, cereali, cereali perché qua ho questa doppia, scusami. Eh, questa va messa qua. Ok, così i cereali li metto di fianco, almeno abbiamo i due tipi di cereali e non ci sconfondiamo eh, L'ultimo aggiornamento di Poly Simulator non l'ho ancora visto Andrea, no? Allora, parmigiano quasi esaurito, sì, adesso ho iniziato a prendere più o meno quello che mi ricordavo, eh, poi pian piano, adesso man mano che sistemiamo vediamo di eh, prendere ciò che ci manca. Eh, questo pane qua in più però per adesso lo metto qua, poi man mano che lo finiamo rifornisco, non è un problema. Eh, sugar, sugar, sugar era qua, ne abbiamo 12, ok, anche questo magari la prossima volta posso anche evitare di prenderlo senza problemi. Ton era finito. Uh, le uova, queste qua, ne avevo 10, però vabbè, queste ci stanno senza troppi problemi. Uh, pasta ne avevo solo due, quindi va bene. Zucchero a velo, non ne avevo assolutamente più. Allora, eventualmente potrei fare una cosa. Questo olio qua lo metto insieme, così almeno ordiniamo l'olio tutto da una parte, perfetto, in modo che qua, questo, qua, questo, qua, metto lo zucchero lì di fianco gli metto gli spaghetti e le altre cose così cerco di, cerco di darmi un attimo una regolata sull'ordine dei prodotti e cerchiamo poi ovviamente di mantenerlo eh, il latte lo posso mettere qua sotto questi cereali li metto qua così li metto insieme e siamo a posto ok dai così almeno c'è già un attimino di ordine in più eh, aggiunge il soccorso Corso attivo alle vittime degli incidenti. Andrea, ah, davvero? Non l'ho visto. Cacchio, allora lo devo, lo devo vedere. Ci devo rifare un video perché è molto bellino anche quel gioco lì. Devo dire, vabbè, la cartigenica per adesso te la metto qua sotto. Tanto la candeggina ci starà tutta fuori. E ok, poi, eh, quindi, qua abbiamo detto mettiamo olio, eh, pasta, riso e sopra la metto gli spaghetti. Ok, te. Dovrei mettere anche il caffè, ma non so se mi ci sta come ordine logico, diciamo, però per adesso mettiamolo così. Eh, formaggio lo andrei a mettere qua, se ci sta sempre il discorso prodotti da frigo. Le uova le potrei mettere sopra le altre uova, perfetto. L'altra mozzarella, e eh, dove cacchio la stavo andando a mettere, la mettiamo qua, ok? Perché c'è anche poi il ripiano sotto che io mi scordo. Mi scordo sempre: questa è la parte dei dolci. Me la metti qua, perfetto. Intanto, loro stanno andando avanti a sistemare. Così almeno vediamo di, vediamo di sistemare un po' tutto. Dai. Eh, le casse, sì, adesso le sistemiamo Cristian, anche perché ho visto che qualcuno Qualche cliente mi si buggava qua dentro Il magazzino, quindi cioè, cioè me lo ritrovavo in magazzino Praticamente per cui sì devo, devo sistemare assolutamente Vabbè, senti il sale Per adesso te lo posso mettere qua sotto eh, Bravo, vai a sistemare Allora, qua abbiamo detto che mettiamo eh, Pasta, lì la parte degli spaghetti Qua il tè E là sopra posso mettere l'alfarina sì, vabbè, l'ho messa dall'altra parte, ma poco conta. Eh, gli spaghetti, oh, perfetto, li metto sopra la pasta. E poi, come detto, ragazzi, adesso datemi un attimo il tempo di fare, eh, di riuscire a fare le cose off camera e cercherò di sistemare, insomma, tutto quanto bene, anche il magazzino, una volta che abbiamo, eh, insomma, anche allargato e che abbiamo appunto i soldi per... Eh, per poterlo allargare, mettere nuovi scaffali quant'altro. Intanto sono contento perché comunque abbiamo preso i freezer e ne abbiamo già quattro. Quindi, in teoria, quelli con la nuova licenza ci dovrebbero bastare. Spero. Vabbè, il latte, questo qua lo posso anche mettere lì sotto. Giusto, sì, tanto quello è quello confezionato va bene. Non è, diciamo, quello fresco. Eh, le caramelle, per adesso te le metto. Sopra, scusami, non avevo visto che ce n'era già uno. Ok, poi dai, che abbiamo quasi finito. Qua ti metto l'altra torta, te la schiaffo. Qua, e... qua cos'è che Ah, no, la cioccolata c'è, ok chiedo schiuma eh, qua mettiamo lo shampoo tac e mettiamo infine il sapone delle mani tac perfetto perfetto allora eh, qua mi devono rifornire assolutamente i spaghetti che non ho più quindi devo ordinare adesso hanno messo via praticamente tutto eh, devono, mettervi, devono mettermi via il sapone ok però cartiginica e shampoo sapone ne abbiamo eh, qua c'è ancora qualche bottiglia di quella bivita lì e va bene allora allora eh, kebab chef simulator anche a me era piaciuto parecchio devo vedere come è andato il video non ho più guardato gym simulator è molto carino avevo portato la demo Sara si sì. avevo portato la demo non ho più letto chi mi doveva fare la domanda Massimo forse scusami ma non ho più letto se poi me l'hai fatta o no perché mi è sparita tutta la chat ok perché come un pirlo ho refresciato io. Se ci sei ancora, Massimo, se eri tu, Massimo, se mi vuoi fare quella domanda ti rispondo più che volentieri. Ciao, Mark. Che simulatore è quale? Questo è quello del supermercato Gym Simulator. Era un simulatore di palestra molto carino, appunto, di cui vi avevo portato eh, una demo. Allora, io prenderai ancora spaghetti zucchero a velo. Uh, quelle torte lì la... no, questo qua lo tolgo perché l'avevo messo alla fine di qua che poi effettivamente il miele io lo lascio di qua perché è comunque dolce quindi c'ha più senso di qua almeno me lo trovo anche questo zucchero qua uh, avrebbe più senso qua sotto e ci metto poi anche magari lo zucchero a velo che dite che così almeno rimane una cosa un attimino più ordinata effettivamente, lì abbiamo il latte qua i prodotti da frigo eh, sì, allora bibite direi che siamo a posto non mi serve nient'altro eh, l'acqua qua non c'entra una mazza quindi cartigini che adesso ne abbiamo due secondo me bastano eh, pizze, pollo e patate Massimo, ah no, non ho ancora preso la licenza perché non mi bastano i soldi Jim Simulator, devo prendere la versione definitiva perché avevo provato solo la demo. Eh, allora, per adesso ho detto quindi spaghetti, abbiamo detto spaghetti sicuramente ne prendo un paio, la farina blu ne prendo un paio, eh, posso prendere quell'olio, quello extravergine e credo basta per adesso, no? Che dite? Secondo me si sì. Proviamo così ragazzi, dai, proviamo così. Allora, quindi eh, la farina, quella blu 2. Eh, zucchero ne prendo due. Eh, dove cacchio sta gli spaghetti? Ne prendo due. E avevo detto qualcos'altro: Mi... forse questa torta qua che mancava, e credo basta per adesso. Vai, prendiamo una barretta ancora, magari. Una di caramelle perché anche ho visto che in scorta comunque non ho più E posso prendere anche quest'altra torta Anzi no, quest'altra torta perché di questa ne ho me la ricordo Prendo questi altri cereali che questi bene o male vanno sempre Dai, facciamo così, facciamo così Ok, così almeno mettiamo... Eccola, casca tutto Mettiamo a posto questi perché infatti i cereali questi non ne avevo tantissimi Li tengo perché vanno comunque parecchio eh, Abbiamo detto, qua metto... Ehm... Tè, pasta bla 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 e posso mettere lo zucchero a velo esatto che ne avevo zero quindi spaghetti invece li metto qua sopra la pasta così adesso intanto iniziano a andarli a mettere a posto spero per loro sì, bravi bravi cici andate andate la farina quella blu eh, dove ho messo io la farina allora qua c'è quella rossa qua gli metto quella blu tac l'altro zucchero a velo abbiamo detto te lo metto Uh, oddio, ok, di qua <ride> mi perdo ancora un attimo, scusatemi, ma come detto non è semplice. L'altra torta la metto qua, va bene, avevo solo due, quindi ci sta. L'altra farina blu. Eh, dove cacchio la sto mettendo eh, dove Sì, no, era giusto Era giusto sto giro, ok vedi? Eh, perché mi hanno fregato lo scatolone eh, Ho detto dove è andato lo scatolone E in realtà era lì Perfetto, allora la cioccolata la mettiamo lì Che comunque va bene, ne avevamo 12 Direi che ci sta Mentre, mentre le caramelle le mettiamo qua Ok, dai, direi che possiamo aprire sto giro eh, Le casse, fermi tutti Allora, allora eh, Sì, devo guardare le casse Ok allora... Ah, era questa la domanda, Massimo, ok? Forse la mozzarella. Ne ho prese due di mozzarella. Allora, in teoria qua è pieno. Fammi vedere se non mi scorta. Va, visto che va la mozzarella. Ma sì, sì, ne abbiamo ancora nove. Siamo a posto. Siamo a posto, siamo a posto. Eh, Sara, infatti, era la demo. Mi piacerebbe poter vedere il continuo, il gioco completo. E quello, guarda, mi piacerebbe anche a me portarvelo. Perché effettivamente era molto carino anche quel simulatore lì. Allora, quindi avete detto... Con le ca... Allora, la parte nera... Devo girarle. Aspettate, quindi così. Intendevate? Giusto? Cioè una così e una dietro? Eh, corretto? Cioè questa messa così, praticamente, e questa messa così, giusto? In questo senso intendevate? Fate mess up. Fate mess up se ho capito bene. Quindi una potrebbe essere così, e quell'altra potrebbe essere tipo così. Però qua ci passano poi da qua. Va. Un po' strettino però, vediamo. Eh, Fatemi sapere se intendevate così, se vanno bene, magari la sposto un ziggin' giusto appena appena più in qua perché sennò veramente i tizi poracci sono schiacciati come il muro, devono fare veramente i numeri. Esatto, ok. <coughs> Sara, no, la torta no. Eh, aspetta di che torta parli. Ora qua come torte le ho. Ma allora per adesso ho tutto, quindi era intanto di aprire. Apriamo, apriamo. In teoria così dovrebbe essere giusto. Sono un po' allo stretto qua, però. Va vesti, cavoli, dai, non. È... Non è un grande problema. Drag Dealers Simulator 2, anche di quello eh, lo so. Max, mi ci infognerò di brutto? Sì. Però ho la demo, sto aspettando che me lo mandino. Ho chiesto in realtà un po' di giochi, man mano che me li mandano. Eh, adesso mi ha scritto uno sviluppatore di un titolo che tra l'altro mi interessava tantissimo. E anche quello, però, ce l'embargo ad aprile, mi sembra il 2 di aprile. E quindi appena posso portarlo, volentieri, perché anche quello secondo me è molto, molto caruccio. Allora, dovremmo essere a posto, eh, no? Però c'era qualche prezzo, mi sa che io devo sistemare o mi sbaglio eh, cos'è che dovevo sistemare i prezzi? Oddio mio, mi sono perso via quei prezzi perché anche con la live e tutto non è semplice da gestire. La bibita l'avevamo cambiata, questa qua bianca che era salito il prezzo. Fatemi vedere un attimo, forse no. Mi no, sì, sì, questa era cambiata. Ok, no, in teoria dovrebbe essere tutto a posto. Ciao Alessio, buonasera. <coughs> Uscirà nel secondo quadrimestre il drug dealer. Ah, ok. Quindi, perché la demo ce l'ho. Mo, vediamo, l'ho richiesto. Probabilmente non me l'hanno ancora mandato per quel motivo lì. Lo zucchero a velo andava a ruba, Sara, ma è vero? Sì, sì, ma Beh, poi comunque. Ah, l'olio dovevo comprare. L'olio quello, questo qua verde. Non l'ho preso. No, ne ho 12. Sì, sì, no, ce l'ho preso, l'ho preso. Scusami, rimettilo giù. L'ho preso l'olio, l'ho preso, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Ok, 4,30. Chissà se oggi almeno riusciamo a ampliare il magazzino. Così a sto punto poi. Il prossimo passo, e questo credo ve lo farò in video perché non so se ci arriviamo già stasera in live, eh, sarà prendere la nuova licenza perché vabbè, adesso abbiamo tutti i freezer, li abbiamo. Il prossimo passo è eh, ampliare <coughs> ulteriormente il magazzino, quindi in teoria lo scaffale per le cose fuori freezer ce l'abbiamo, potrei già prendere anche uno scaffale in più eh, volendo. Già che siamo qua, dai, facciamo stare. Facciamo sto sforzo. Tanto per 200 dollari lo prendiamo, uno scaffale, ma che ferrarino è passato. Che sciccheria. Eh, gli, gli mettiamo anche uno scaffale di qua. Facciamo uno scaffale. Che cavolo, mi passi davanti mentre sistemo lo scaffale. Sta fermo. Che, ok. Buona, eh, così, almeno ho già fatto il primo scaffale doppio. Poi qua ce ne stanno. Beh, oddio. Con altri due vado proprio contro al muro. O faccio due corsie chiuse, o se no ne metto solo un altro e lascio lo spazio dietro, che secondo me è la cosa migliore, che non vorrei che poi si bugga l'universo. E ok, va bene, va bene. Uno scaffale vicino al frigorifero. Allora, qua avevo lasciato lo spazio in realtà per mettere un altro frigorifero ancora, eh, a dirvi la verità. Quindi eh, ho aspettato, in realtà sì, questo spazio l'avevo lasciato per un altro frigo, che poi però ho aspettato a prendere. Perché ho detto che con nuovo mh, ampliamento del negozio sicuramente mi vanno a tirar via sto angolo, quindi una volta tirato via questo lo sistemo di nuovo, per cui vediamo, vediamo. E se mi mandano due chiavi max molto volentieri, se me ne mandano, perché poi non è detto che, che me le mandino, eh? ogni tanto mi mandano di, di, di quelle porcate immonde che... No? Non ve lo sto neanche a dire cosa mi mandano ogni tanto di giochi. No, ma non nel senso giochi zozzi, eh, ma magari, almeno fossero zozzi, no? E perché fanno proprio schifo, <ride> uno schifo nero. E, e quindi, vabbè. Per cui i giochi belli, insomma, non sempre me li mandano. Eh, va bene, allora, allora, 8,70, 8,70... e eh, cacchio, che la licenza, cos'è che ho detto? 1000... Mil... No, la licenza, la licenza, buonanotte. Licen sì, la licenza costava un sacco. No, il magazzino. 1881. Beh, l'altra volta ci siamo arrivati eh, in realtà abbiamo fatto quasi 3000. Ma speriamo che vada bene così anche quest'oggi. Speriamo. Tanto voi lavorate, eh, che mi riposo un attimo. Ho fatto, sistemato tutte le scatole, lì. Ho fatto un bel po' di, di casino. Eh. Dai, 1050. Ciao Marco, buonasera. <coughs> Doveva uscire quel gioco che dovevi spisciolinare, Max? Oddio, quale? ce ne sono un po' io, di giochi dove devi spisciolinare in giro. Non so quale intendi tu. No, io stavo aspettando Papa Simulator, eh, Gesù Cristo Simulator e c'è anche quello, eh, non sto scherzando, eh, ma ancora non sono usciti, quindi. E quindi, boh. E... No perché allora io come detto prenderei la nuova licenza però vorrei seguire il vostro consiglio che mi avete dato Effettivamente il magazzino è veramente piccolo eh, quindi vorrei prima ampliare il magazzino e poi prendere la nuova licenza a sto punto Perché vorrei prendere comunque il nuovo, cioè, la nuova licenza e non avere il posto dove mettere la roba più che altro Avevo portato la demo, eh sai che non mi ricordo Max, ciao Flavio buonasera non mi ricordo mica. Intanto, ragazzi, vi ricordo invece io a voi che. Eh, per chi mi segue su Twitch, se volete, se avete ovviamente Amazon Prime, vi potete abbonare gratuitamente al canale di Twitch, se no vabbè, vi potete abbonare anche se non avete Amazon Prime, ma a quel punto lo pagate, quindi se avete Amazon Prime, insomma, meglio che non pagate neanche un euro, e se no invece, per chi è su YouTube, come al solito, ricordo che ci attiva la super chat, il tasto grazie sotto i video, gli abbonamenti anche su YouTube, insomma, solite cose, solite cose. Siamo in 101, ma veramente, Marco? E io scusate, non ho il counter della live perché, tra l'altro, ho la chat con il cellulare, quindi. Eh, quindi purtroppo, non sto guardando quanti siamo e sti cavoli. Ciao, Tony. Artemio fa un sacco di soldi, ma speriamo perché devo sbloccare il magazzino. Sai, sì, signorina, diga, diga. Ma quanto è alta? Un 90 centimetri, se così è. Adesso va tutto ma Vabbè, allora, Hospital Simulator. E simulator Simulator massimo di ospedali, anche ne ho fatti parecchi. E ce n'era anche uno veramente, veramente bello come gestione sull'ospedale, che aveva una grafica un po' pixelato Oddio, come si chiamava? Non mi ricordo. Tra l'altro sono usciti anche dei DLC, ve lo volevo riportare perché secondo me quel gioco meritava veramente un sacco. Però non mi ricordo assolutamente come si chiamava. Veramente non me lo ricordo, ragazzi. Okay, vabbè, ma questi mi tengono la scatola con una cosa dentro. Ma siete, siete veramente delle brutte persone. Eh, oh, bravo, che hai preso il caffè, che volevo fare proprio quello. È più grande lo scatolone che il dipendente, esatto. Potete fare donazione anche al moderatore 103 ore addirittura. Oh, ragazzi, grazie veramente. Io lo vedo che questo gioco vi piace un casino, ma come hai detto, diverte anche me perché comunque, nella sua tra virgolette semplicità. Eh, a, quanto meno a livello di gameplay, effettivamente ti coinvolge tanto perché voglia sempre di, eh, di aumentare, no? sia a livello economico, sia eh, a livello appunto di casse di ingrandimento del supermercato. Anche perché calcolate che cioè, già in questa versione, comunque, a livello di sviluppo, cioè, possiamo fare fino alla ventitresima sezione che si sblocca a livello 99 del negozio. Noi siamo a livello 26, cioè, capite quanto diventa grosso il supermercato. Cioè io devo ancora sbloccare la sezione 7 che ci toglierà quell'angolo qua, sicuro. E successivamente ci andiamo a ampliare ancora per altre 22 volte. Cioè diventa una roba enorme sto coso, perché diventa veramente una, una cosa gigantesca. 2Point Hospital... No, non era 2Point Hospital. Eh, Ciumbolo intanto ci ha benvenuto su Twitch. Era un altro... No, no, aveva proprio la grafica pixelosa, ma non era... Mh, non era comico, diciamo, come gioco, cioè non era sotto forma di parodia. Era proprio fatto bene. C'era la terapia intensiva, la parte, diciamo, del, delle ossa, el, la parte dei raggi X. Cioè era veramente fatto bene. Ma veramente fatto bene. Grazie comunque, Ciumbolo, per il follow su Twitch. Giochi di guida, Matteo più che altro sempre simulatori. Ne ho portati tanti di Pullman. Eh, OMSI 2, Tourist Bus Simulator, eh, Bass Simulator, Cose Simulator, non lo so. No, giochi di guida, simulatori sì, mi piacciono, Eurotrack, vabbè, ovviamente. Eh, giochi di corse non sono particolarmente appassionato io, quindi non mi piacciono più di tanto. Allora, allora, allora. Eh, dobbiamo, non mi interessa, dobbiamo arrivare alla fine, Marco. Di che cosa... Sì, sì, no, ma io vado avanti e eh, finché vedo che a voi piace, ripeto, a me piace, perché comunque beh, non mi piacesse, non, non ve lo porterei lo stesso. Però, siccome io mi ci sto divertendo, anche perché sapendo quello che arriverà a breve, a livello di aggiornamenti, le de, telecamere a circuito chiuso, i furti, tutte queste cose qua, ma sapete poi che figata. 113. <ride> Espandendo il negozio in profondità sarà stretto e lungo. No, no, ma penso che vada anche a allargarsi, credo, eh. Penso io, non lo so, poi. Fagli vedere la quantità di prodotti che sbloccheremo in futuro. Sì, sì, no, ma esatto, calcolate anche che poi aumenteranno anche i, prodo i prodotti. Ma guardate le licenze, cioè ogni licenza sblocca dai 6 prodotti in su. Io devo sbloccare questa. Ok. Guardate quanti cacchio ce n'è. <ride> cioè, capite che... Veramente diventa un lavoro come andare a lavorare davvero al supermercato. Poi io ci ho lavorato in un supermercato quindi ne so qualcosa. Ne so davvero qualcosa. Allora, allora, spero che in futuro mettano un tizio che compra i prodotti su nostra indicazione anche questo sarebbe bello perché andando avanti ingrandendo così tanto, se no veramente diventa ingestibile. Un po' come su Pumping Simulator eh, Pumping Simulator. Anche quello è un gran bel gioco e offre tantissimo anche a livello di gestione del personale perché puoi mettere. Tutto il personale che fa qualsiasi cosa E in realtà hai sempre comunque Una mara di roba da fare Quindi spero che facciano una cosa Sulla falsa riga di Pumping Simulator Sankeland è stato aggiornato? Sì Michele E anche quello ve lo devo riportare Quindi Quindi vediamo Vediamo L'ultimo taxi live non sembra male. Danilo, no, anche quello, infatti l'ho giocato. Ve l'ho portato anche. Che cacchio ho fatto? Ve l'ho portato anche in live. È molto bellino. Allora, sapone e mani aumentato. e Il resto non ho guardato perché stavo guardando altro. <ride> eh, no, che cacchio faccio? Questo è lo shampoo. chiedo schiuma, chiedo schiuma 205, 2.10 Direi che va bene, e non ho assolutamente visto gli altri prezzi. Eh, spaghetti, hai visto? Vediamo. E eh, gli altri non ho fatto caso. 5.97, sì, si sono abbassati e devo venderli a 6 per forza. E gli altri non ho guardato, quindi allora sapone mani e spaghetti li abbiamo fatti. Vediamo cos'altro hanno messo. Eh, no, 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 no. Eh, uova sono scese. Ok, quindi devo abbassare uova e eh, c'era qualcos'altro. Spaghetti l'ho fatto, succo d'arancia. Ok, uova e succo d'arancia si sono abbassati. Questo l'ho fatto e basta eh, sapone. Su, succo... no, oddio, che è uova! Oh, madonna, eh, la... certo. Io ho la memoria veramente di un criceto: allora eh, 350 va bene. E succo d'arancia, abbiamo detto succo d'arancia, eh, 2,57, 2,60. Dai. Dai che va bene, compri sul gelato carne e pesce che hanno i prezzi altissimi. E non ho la licenza, ragazzi, devo comprare la licenza, ma Ma eh, per mo, sto giro per forza. Me ne sbatto delle bollette, e le pago il prossimo giorno, tanto non succede niente se anche saltate 3-4 giorni. Eh, dove cacchio sto andando? Ok, eh, magazzino 1800, tech e vai. Magazzi oh, grazie, ma mi sono spariti i muri davanti alla faccia. Oh, così, così si raggiunge. No, che cacchio ho fatto, scusami. No, ho tolto l'etichetta. Oddio, come si fa a rimettere? Come si fa a rimettere l'etichetta? Vabbè, le sposto sotto, pazienza. Ah no, ma non c'erano più. Che cacchio l'etichetta... Eh, vabbè, ho tolto l'etichetta di una roba che era finita comunque, quindi vabbè, niente. Niente come non detto. Eh, allora, fatemi vedere sta roba se ci sta. Eh, così è già tutta un'altra cosa. No, il pane non ci sta. Vediamo se ci sta il latte, latte, latte. No. Assolutamente no. Va bene, quindi pane e latte non ne devo comprare. <ride> sto giro ok. Quindi adesso direi che il prossimo passo è sicuramente la licenza a sto punto. <coughs> eh, Gastation, sì, no, no, Gastation c'è il nuovo DLC Marco. Sì, sì, de devo uscire. No, no, devo uscire, devo uscire. Tony compra... Ah, sì, no, ok, questo l'avevo già letto. Eh, va bene, eh, cosa mi manca qua? Allora, latte e caffè sicuramente sì, caffè, cereali, eh, riso, caffè, cereali, riso e che altro? Burro d'arachidi, sì, shampoo posso anche evitare, uova, formaggio, yogurt, che vedo che iniziano a scendere, il tonno, è un po' di roba. Po' di roba, po' di roba, allora iniziamo intanto a fare così, quindi partiamo dall'alto, allora farina, comunque una la compriamo perché va, l'olio abbiamo detto di sì, la pasta anche lo zucchero ve lo, lo prendo, cereali no, eh, l'acqua, eh, non so quanta ne ho, vabbè aspettiamo, eh, formaggio, caffè, eh, uova sì, le prendiamo, latte direi di no perché ne ho un altro, eh, Tè, va bene posso prendere uno dai burro d'arachidi abbiamo detto di sì e farina questa assolutamente sì quindi iniziamo a prendere sta roba poi olio questo qua eh, spaghetti sì riso assolutamente sì eh, sale un po' che non lo prendo quindi magari lo prendiamo sta roba qua aspettiamo prendo solo il latte perché questi prima li voglio controllare eh, le torte questi dolci io li prenderei perché come hai detto un po' che non li prendo cioè li ho presi prima ma ne ho presa solo una confezione yogurt abbiamo detto di sì e le robe da bagno io bene male una per tipo la prendo sempre, perché tanto abbiamo comunque lo spazio dove metterla e bene o male vanno sempre abbastanza, quindi direi di prendere tutto. Eh, no, qui sta un cacchio perché non ho più soldi. Vabbè, per adesso iniziamo a metter via sta roba, dai. Iniziamo a metter via sta roba che già dovrebbe essere sufficiente. Eh, allora, allora, io avevo detto che lo zucchero a velo l'avrei messo qua, sì, ma è zucchero, velo ne avevo già. Ne avevo così tanto il zucchero, velo, non pensavo. Non pensavo di averne così tanto, sinceramente. Vabbè, eh, lo teniamo, tanto quello va sempre. E poi va molto a giornata, eh, perché comunque ci sono giornate che va più una cosa, giornate che non va di più un'altra, però... Però, vabbè, poi tanto alla fine usiamo sempre tutto, quindi non è un grandissimo problema. Allora, qua mettiamo... e eh, mo' aspetta, dov'è? robe da frigo robe da frigo qua abbiamo detto sì infatti formaggio non ne avevo più lo mettiamo ok poi eh, dolci dolci questa torta qua ci sta la mettiamo e poi adesso prendo le robe che ci mancano ovviamente eh. adesso iniziamo a metter via un po' di questa roba qua e poi e poi valutiamo ciò che ci serve ancora eh, pasta non ne avevo più quindi va bene eh, latte anche mi sa che non ne avevo più Esatto lo mettiamo lì eh, Tac Voi intanto sistemate ragazzotti Così siamo a posto eh, Allora farina ne avevo solo 4 Quindi va benissimo Cereali questi qua C'è su PS4 Joker? No per il momento Intanto ci ho benvenuto C'è solo per eh, PC Perché me l'ho messo di qua Mannaggia questi bagno. e Questi li avevo già eh, Vabbè fa niente Tanto anche questi vanno devo prendere quegli altri ma comunque li ho ordinati dovrebbero essere qua da, da qualche parte da qualche parte ci dovrebbero essere eh, allora burro di arachidi lo mettiamo c'avevo già no quindi direi di metterlo qua dove ci sono i dolci Sì, conviene che lo tengo lì e ok ci vorrebbe un cambio insegna anche quello dovrebbe arrivare nella personalizzazione quindi anche quello dovrebbero mettere tutto quanto eh, quindi il fatto di poter personalizzare anche le pareti, insomma tutte queste cose qua, secondo me metteranno, metteranno tutto successivamente. Eh, quasi quasi il caffè, perché io l'ho messo qua, però sarebbe meglio metterlo qua il caffè. Almeno faccio caffè, tè, farina e pasta. Eh, ah, però là c'avevo il riso e vabbè il riso al massimo lo mettiamo da un'altra parte. Riso, poi vabbè, adesso che abbiamo ingrandito comunque vedo un attimo io di sistemarmi. Uh, un attimino meglio il tutto magari con calma off camera mi faccio un paio di giornate così guadagno un po' di soldi prendo ancora qualche scaffale e, e vedo di sistemarmi bene in modo da uh, diciamo anche andare più sul sicuro si sì, lì devo mettere l'altra farina esatto uh, più sul sicuro anche quando metto le cose so già dove vanno e riesco anche a capire meglio cosa effettivamente mi manca tipo adesso che Uh, ok sì questa va bene ma questa la devo togliere e ci siamo allora il sale te lo metto Dove che sta il sale qua ok uh, ciao Nemo nel giardino nuovo iscritto su youtube ciao benvenuto allora riso quindi abbiamo detto è eh, solo che lì il riso non mi ci sta più quindi va bene, lo metto qua faccio cereali riso perché le uova le ho messe qua perché stanno qua le uova chi è che me le ha messe qua uh. Chi è che me l'ha messa qua? Sopra me la devi mettere, grazie. Ok, le uova non vanno qua. Oh. Va bene. Non so se l'ho messa io. Probabile, però. Però va bene. Eh, ok, dai, qua abbiamo rifornito. Vabbè, ragazzi, dai, facciamoci quest'altra giornata così vediamo cosa guadagniamo. Almeno mh, valutiamo e sappiamo già. Ah, il tonno devo prendere. Eh, ma non ho più soldi. Eh, vabbè, un coso di tonno lo posso anche prendere. Magari prendo una mozzarella. Ah, perché devo fare l'ordine, eh, sì. Eh, vabbè, 400 dovrei guadagnarli in poco tempo, dai. Eh, ciao Luke Marx Ciao Il prossimo aggiornamento eh, Aggiungono Se lasci i scatoloni nel negozio per terra I dipendenti li prendono E li portano nel magazzino Veramente Figata Bello Hotel Renovator l'hanno abbandonato a se stesso Anche quello è un peccato È un peccato Ai clienti che non vogliono il caffè Dai eh. ah, Gli diamo del tè Esatto Gli diamo confidenza E gli diamo del tè ci ho impiegato un attimo a capirla, eh, Andrea, ci ho impiegato un attimo. A... Alla fine l'ho capita, alla fine l'ho capita. E, no, vabbè, dicevo, eh, tanta roba, perché se butti gli scatoloni per terra li sistemano i pendenti. Spero che aiutino a sistemare anche questi qua fuori, perché anche quello sarebbe un bel aiuto, perché soprattutto quando poi inizieremo a ordinare molta più roba insieme eh, e a ordinare tutto è un bel casino. Eh, Fly Simulator Luke Marks domani sera. Domani sera, ragazzi, ci facciamo una bella live ozza su Fly Simulator. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Non mancate! Non mancate! Non mancate! Comunque molto bello, Michele. Non avevo ancora guardato su Steam la roadmap dei prossimi aggiornamenti. Sinceramente, non, non l'avevo ancora guardata. Però speriamo, speriamo che, che lo mettano presto, insomma vabbè adesso devono ancora sistemare qualche bug eh, sui magazzinieri, avete visto che il bug comunque che mi è successo a inizio live non è più capitato, incrociando le dita, ovvero che un magazziniere sarà bloccato così, fissava uno scatolone e non si muoveva più, eh, ho dovuto chiudere la partita e ricaricarla diciamo, per sbloccarlo, eh, era la prima volta che mi capitava eh, onestamente e anche adesso effettivamente non mi è più successo. Successo. Mi è stato detto da parecchi di voi che è già capitato anche appunto a voi Quindi anche lì spero che risolvano insomma quanto prima Però sicuramente secondo me risolveranno dai eh, Niente no questi non possiamo li lascio qua eh, Zucchero avete tolto qualcosa del zucchero a velo? Dove cacchio stava zucchero dove lo messo? Madonna non mi ricordo più niente Ah qua sopra l'avevo messo non, ma è già pieno Ma eh, qua è pieno? E eh, oddio vabbè solo uno Giusto uno, ne posso mettere, eh, vabbè, allora intanto ci facciamo eh, l'ordine che avevo fatto, che tanto adesso lo possiamo acquistare quindi via, Tac, ok. La coop sei tu, Sara, esatto, la cop co sono io. Ciao, pro, pro Gamer! Ciao, ciao, benvenuto. Eh, allora, quindi qua avevo ordinato queste, perfetto, le mettiamo qua. Eh, poi tutta la roba da bagno che effettivamente non avevo più nulla che cacchio ho fatto lo mettiamo qua eh, carta igienica la mettiamo qua sotto candeggina la mettiamo qua sotto poi eh, altra carta igienica eh, te la metto io così almeno ce l'abbiamo già e butto via la scatola che questi sono scatoloni mega giganteschi eh, sapone mani sapone mani No, sotto, perché? Ok, grazie Perfetto, eh, yogurt, yogurt, yogurt Ah, ma ne avevo 32, vabbè, tanto lì ci stanno Tanto lì ci stanno non è un grande problema eh, Quindi abbiamo detto parmigiano, me lo metti qua sotto Devo prendere assolutamente, poi, ah no, mozzarella ce l'abbiamo, meno male eh, Dove sta, dove sta? Qua, ok, mozzarella messa via e infine, infine, lo shampoo, shampoo shampoo tac, non è ok, ce l'abbiamo fatta poi. Eh, quindi siamo arrivati. In realtà, fino a qua. Con l'ordine. dovevi prendere a questo punto miele tonno. E ste ultime cose. Ok, dai iniziamo a prendere queste. Sì, non faccio un ordine completo, però, giusto per prendere almeno uno di tutto, così almeno ce l'abbiamo e siamo felici e contenti. Allora, eh, lo zucchero abbiamo detto qua ok ne va ancora un po ma tanto anche quello lo usiamo poi le uova queste ridaie ok vanno qua perfetto il tonno eh, vabbè il tonno anche questo da frigo comunque lo posso mettere lì sotto e l'altro miele abbiamo detto qua dovrei averne già ancora sì ne abbiamo otto e lo mettiamo qua ok bene 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 dai abbiamo sistemato vediamo se Manca eh, il caffè, ma, ma il caffè? Scusi, io non ne avevo un sacco di caffè. Bipazienza pazienza, dove cacchio è tutto il caffè? Eh, no, dove sta? Non lo vedo. Ma non vedo manco l'etichetta io del caffè. Mi è sparito il caffè. Voi la vedete? Io non vedo l'etichetta, neanche il caffè mi sa che non ne ho più allora. Mi sa, mi sa che non ne ho più, ragazzi. No, mi sa, Ah, allora il latte adesso ci sta. Ok, vai, mettiamolo lì, perfetto. Eh, spe. Devo accendere la luce, la luce, ok. Eh, no, aspetta, devo. Vabbè, un paio di cartoni di caffè li prendo perché eh, sono un po' a secco adesso. Con il caffè. Eh? Sono effettivamente un po' a secco. Quindi, dai, due cartoni li prendiamo al volo, ok. Va bene, va bene. Devo stare attento quando sblocco il pollo. Che è da qua, quattro... eh lo so, me l'hanno detto, eh, me l'hanno detto, Marco, che il pollo ha solo quattro confezioni. Quindi. Quindi sì, infatti per quello che ho voluto prima prendere quattro freezer che abbiamo già sistemato, eh, sono vuoti perché ancora la licenza non ho preso, perché seguendo i vostri consigli ho preferito prima prendere i quattro freezer, eh, poi ingrandire il magazzino che finalmente è un po' più decente rispetto a prima e cosa che farò per ultima appunto prendere la licenza perché se no mi ritrovavo veramente veramente nei casini. Uh, secondo me questo è il miglior simulatore di mercato che è uscito fra tanti, Michele, sì, ma infatti se vi ricordate ve l'ho detto subito dal primo video che eh, di tutti quelli provati effettivamente questo eh, sembrava davvero eh, quello fatto meglio perché era quello con meno mancanze, eh, quello più divertente alla fine, quindi eh, ci abbiamo visto assolutamente bene, vabbè senti prendine uno, fa niente, dai, prima che mi chiuda perché sono veramente a secco con le bibite, l'ho visto adesso, abbiamo solo due bottiglie, non voglio che poi si lamentino e rompano le balle, ok si sì, dai, il resto bene o male, anche il frigo dei prodotti comunque nuovi ehm, è bello pieno, bello rifornito e anche il resto direi che <coughs> abbiamo tutto, qua ho già messo a punto la doppia scaffalatura, quindi una nuova piccola corsia per... Ehm, i nuovi prodotti che non vanno in freezer, tra cui le patatine, eccetera. A che livello si sblocca il magazzino, Matt? Ma intendi la porta o tutto il magazzino? Perché, allora il magazzino te lo dico subito, me lo dovrebbe dire qua. Eh, ah no, mi fa vedere il magazzino, dobbiamo sbloccare solo più due sezioni, poi è completo e al massimo, eh, la 5 e la 6. Eh, non lo so, calcola che la 5 la sblocchi a livello 20. Io sono, la potrei già sbloccare perché sono a livello 26, ma costa 2250, quindi direi di no. Ciao Flavio, quanto costa il gioco? Eh, non mi ricordo, 20 è qualcosa, ma su Insta lo trovi anche a meno comunque, però non mi ricordo, ti dico la verità. Non mi ricordo, qualcuno sa cosa costa? Sinceramente non mi ricordo proprio. Quando è iniziato la live, Matteo? Alle 9, alle 21. Ah, sugli 11 euro. Ah no, pochissimo, ok. Il burro della prossima licenza richiede il frigo. E ne vanno 24. E quindi mi sa che devo prendere anche un altro frigo. Eh per È vero, c'è anche il burro, cacchio. Il burro non l'avevo considerato. <ride> 12,99. Pensavo... No, allora l'ho confuso con un altro gioco. Ok, 12,99, quindi... Veramente poco? Sì, sì, veramente poco. Non so se poi adesso è aumentato, ma a ah, 13 è finita la promo. Sì, vabbè, però è veramente poco. Il magazzino si compra con 800 e poi lo devi espandere, Michele. Sì, esatto, grazie. Ma lo puoi prendere subito. No, non era dal primo livello, mi sa. Forse si sbloccava a un livello un po' più avanti il magazzino, non mi ricordo. Non mi ricordo, però, comunque dai livelli abbastanza bassi, eh, in ogni caso. Dai, abbiamo quasi finito la giornata. Vabbè, bene o male abbiamo tutto ancora sugli scaffali. Anche se in poca quantità, tipo cereali, ne abbiamo solo due. Ma cereali, veramente, ho finito tutto. Eh sì, sti cavoli. Eh, un bel casotto. Abbiamo sì 1.600, però devo fare un ordine abbastanza grossino, mi sa. Il prossimo giro, perché devo prendere il latte. Devo prendere ancora caffè, che non solo uno di là. E cereali assolutamente sì Vabbè, olio adesso ne abbiamo Però devo prendere pasta di nuovo Spaghetti, riso Eh, vabbè, un po' tutte le solite cose Un po' tutte le solite cose Il ragazzo lo sblocchi a livello 15, ciumbolo Sì, il magazziniere sì Ah, Michele dal primo livello già si può comprare il magazzino Ok, ok Però costando 800 sicuramente non riesce a comprarlo subito Almeno io non, non l'ho comprato subito Ho fatto qualche giorno eh, prima senza, anche perché tanto all'inizio ben pochi prodotti, quindi io li buttavo qua per terra, li tenevo qua direttamente in, uh, in negozio, insomma, non è non è un grandissimo problema eh, sì, il magazzino mo adesso è decisamente vuoto, quindi, però vabbè dai sono contento che siamo riusciti comunque in questa live a fare tante cose, perché abbiamo comprato gli scaffali, quattro freezer e abbiamo comunque ingrandito il magazzino, quindi insomma eh, abbiamo fatto tante cose, abbiamo comunque 1.009. Non riuscirò ancora, sicuramente, il prossimo giorno a prendere, ehm, come si chiama? a prendere la licenza perché devo intanto pagare le fatture. Che vabbè, queste costano anche relativamente poco. Il problema è che devo pagare i prestiti della banca. 1 e mi conviene pagarlo già perché se no se ne accumulano troppi e quello che è rimasto è eh, 2650 è ancora un po' troppo per pagarlo in anticipo appena riesco me lo tolgo dalle balle sto prestito perché comunque quasi 400 è veramente veramente tanto eh, da pagare al giorno e quindi appena riesco me lo tiro via di, dalle balle però il prossimo giorno magari cercherò di farlo off camera e eh, cerco di prendere ovviamente tutti i prodotti che ci servono per il negozio per riempirlo nuovamente eh, poi mi faccio tutta la giornata e vedo appena riesco a prendere la licenza ovviamente che vi porterò eh, sotto forma di video perché come detto domani eh, sera andremo a fare eh, la live ma su Fly Simulator quindi domani si Sicuramente usciranno come al solito due video: uno alle 15, uno alle 18. Uno dei due video sarà sicuramente su eh, Supermarket Simulator per forza di cose perché ormai è un appuntamento fisso tutti i giorni. Quindi cerco ovviamente di eh, non mancare con questo appuntamento. E l'altro video, non lo so, adesso valuto un attimo il video delle 18 e poi come detto, ci vediamo eh, domani sera, penso sempre intorno alle 21, appunto per eh, una nuova live su Fly Simulator. Detto questo, ragazzi, quindi io vi ringrazio. Vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo eh, per la visione di questa live Matteo, vista la lunghezza del gioco, pensi di finirlo tutto, se ce la facciamo perché allora se si inizia a ingranare con i guadagni, poi sbloccare le varie licenze e tutto, non, non è male io continuerò a portarlo avanti anche perché man mano che andiamo avanti usciranno anche tutti i nuovi aggiornamenti e sono curiosissimo di vedere le telecamere i furti, la nuova gestione la personalizzazione del locale insomma tutte queste cose che mancano quindi sicuro io continuerò per la punta portarlo avanti finché non arrivano i nuovi aggiornamenti ovviamente andremo avanti con la nostra carriera poi man mano che ci sono gli aggiornamenti un po' come è successo per Pumping Simulator li andremo avanti a scoprire insieme detto questo ragazzi, quindi grazie mille a tutti, grazie veramente perché siete stati tantissimi questa sera, mi fa veramente piacere, grazie a chi si è iscritto su YouTube su Twitch, a chi si è abbonato su Twitch grazie veramente di cuore e che dire, io vi auguro una buona notte ci becchiamo alla prossima, ciao!